Cari amici e amiche del mondo virtuale, bentornati in questo nuovo video sul mio canale YouTube. In questo video intitolato Dio c'è, vi spiegherò perché Dio c'è, che voi ci crediate oppure no. Dio c'è perché senza Dio non potremmo avere quello che abbiamo. Io credo fortemente nella teoria creazionista, quindi, e poi vabbè, sono religioso, ma al di là di quello, e sono sicurissimo che Dio ci sia, perché tutte le volte che mi sono rivolto a Lui ho ottenuto una risposta forte, chiara e concretissima. Perché quando chiedi aiuto a Dio, quando preghi, quando ti affidi a Lui, senti qualcosa di diverso in te. Ti senti diverso, senti la sua presenza. Ecco perché, cari amici e amiche del mondo virtuale, in questo video non vi voglio far diventare religiosi, ma far capire che Dio c'è, esiste, che voi ci crediate oppure no. Dio c'è perché Dio è amore, Dio è pace, Dio è benessere, Dio è il creatore di tutto ciò che noi oggi possiamo vedere. Ovviamente non degli oggetti, ma cioè di quello che riguarda la natura e il pianeta, eccetera. E Dio c'è anche perché grazie a Dio siamo riusciti a superare le due guerre mondiali, tant'è che alcuni sacerdoti sostengono che il secolo scorso sia stato un secolo in cui la Terra, diciamo così, era stata temporaneamente affidata a Satana. E questo spiegherebbe tutti gli episodi terribili accaduti nel secolo scorso, perché siamo sinceri, il secolo scorso è stato il secolo più difficile della storia dell'uomo. E quindi io vi dico che Dio c'è per questi motivi. Dio c'è perché persino la scienza tante cose non sa spiegarsele. Dio c'è perché la scienza non sa veramente, cioè non lo sa proprio perché non lo ha mai dimostrato, come il mondo si sia originato. La scienza non ha mai dimostrato il brodo primordiale, la sua veridicità, non ha mai dimostrato la veridicità della teoria evoluzionistica, non ha mai dimostrato l'efficacia al 100% del carbonio 14, come vi avevo accennato nel video precedente, con cui si datano tutti i reperti archeologici che vengono trovati. Ecco perché vi dico che Dio c'è. Vi dico che Dio c'è perché Dio è tutto quello che ci circonda. Dio ci affidò questo pianeta, il mondo, per custodirlo, proteggerlo e svilupparlo. Purtroppo ci sono tante cose che ancora non funzionano su questa terra, ma non è colpa di Dio, è colpa dell'uomo, perché Dio ci affidò la terra, promettendo di non intervenire più di tanto nella nostra vita e quindi di lasciarci fare, tant'è che ci diede il libero arbitrio, no? Come la Bibbia cita. Quindi non diamo sempre la colpa a Dio, non chiediamoci quando soffriamo, quando qualcosa non va, quando vediamo delle guerre, quando succedono brutte cose, Dio dove sei? Perché Dio è vicino a noi, Dio è sempre con noi, nel bene e nel male. Dio sa amare più di qualsiasi altro, più di qualsiasi uomo. Dio perdona tutti, Dio ama tutti, Dio è Dio, e che tu lo voglia o no, Lui c'è, che tu ci creda o meno. Ebbene, cari amici e amiche del mondo virtuale, anche questo video finisce qui. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, mettere un like e condividerlo, e vi ricordo che da oggi è possibile sul mio sito principale e trovare tutte le mie poesie. Al prossimo video, ciao!